Linfomadei a Reggio Calabria, siamo col dottore Giacomo Loseto. Sono il coordinatore del team multidisciplinare dei linfomi dell'Istituto Oncologico di Bari. Il mio intervento verte sostanzialmente sulla le terapie dei linfomi. Oggi la terapia di prima linea è rappresentata ancora dalla chemioimmunoterapia, ma dalla seconda linea in poi ci sono tantissimi nuovi approcci terapeutici che sfruttano sostanzialmente la capacità dell'organismo, in particolare di alcune cellule, vedi i linfociti T, di agire contro le cellule tumorali. Quindi, per esempio, ci sono delle terapie come le CAR-T, dove le cellule, i linfociti T del paziente vengono prese, vengono armate contro il tumore e poi reinfuse. Queste terapie sono assolutamente delle terapie innovative che hanno grandi capacità di agire contro il tumore, soprattutto nei pazienti che hanno manifestato una refrattarietà alla prima linea. Altri farmaci sono i bispecifici, che ancora una volta vanno ad agire legando la cellula tumorale e i linfociti T, avvicinandoli e facendo sì che il linfocita T agisca contro la cellula tumorale. Quindi approcci assolutamente innovativi.